Motore azione, Chuck! Ciao ragazzi, buonasera! Oggi facciamo una ripresa con, aspetta, che va e che viene un po' tipo altalena con l'amaca, però veramente una pessima ripresa, devo dire. Però volevo condividere con voi il dopo cena. Mamma mia, ma un po' più studiata praticamente questa ripresa non potrebbe essere. Comunque, questo dopo cena. Volevo fare una cosa molto bucolica, vediamo se appoggiamo qui il cellulare, possiamo fare queste riprese professionali di altissimo livello. Aspetta che, ecco qua, vedi che questa qui è un po' l'immagine veramente della siesta, ecco, una siesta lombarda, dopo cena con frese e cioccolate, veramente una cosa deliziosa, se così la mucca mi permette di assaggiare. E niente, stasera, ecco, non ce la possiamo fare a sopravvivere a questa puntata lombarda. Stasera così, insomma, uno state of mind vacanza. Ho detto, sono un genio perché ho spezzettato il cioccolato, questa tavoletta di cioccolato. Niente, scusate, spostiamo la mucca, vediamo se si riesce. Ho spezzettato appunto questa tavoletta di cioccolato nelle fragole. Mi è sembrato di aver creato, come dire, cioè di aver avuto questo attimo di veramente un momento di gloria. Che insomma, tanta roba, tanta roba. No! Aspetta, che la mucca adesso si mangia il cioccolato, siamo finiti. Ecco, adesso abbiamo lanciato il cioccolato per terra, raccolto. E niente, oggi volevo farvi una puntata così un po' così godereccia sull'approfondimento e sul gusto, sul piacere, su queste cose deliziose. E quindi mettevo insieme così il film della settimana che ho osservato, osservo il film, non si osserva il film, ma che ho guardato semplice, no? Ho osservato il film col binocolo, no? Allora, il film e il sapore che abbino a questo film. A questo film me l'hanno suggerito in accademia questa settimana, perché è una settimana un po' così particolare, ho avuto degli incontri molto interessanti, molto così, cioè, di fortuna, insomma. E quindi praticamente entra questo personaggio così in accademia e ci dice, cioè durante la lezione ci dice: ma avete visto questo film? Io naturalmente non l'avevo visto, l'unica, alzo la mano, no, io non l'ho visto. E invece bisogna fingere, no, di averlo visto, ma comunque insomma io sono veramente, come dire, mi rendo conto che alla fine cioè le robe da sapere sono un sacco, mi sento veramente sopraffatta dal quantitativo di cose che sarebbe bello conoscere e poter in qualche modo, no, sapere, ma non le so. Quindi insomma, non sapendo, non avendo visto questo film, in realtà questo film è stato una chicca di questa settimana pazzesca, perché comunque è molto state of mind, vacanze lombarde, per cui l'ho visto, ed è Ricomincio da capo, sì, Ricomincio da capo, Il giorno della marmotta, e l'ho trovato così molto interessante. Chiaramente voi l'avrete visto tutti perché io sono l'unica che non l'ha visto, ma comunque insomma è veramente questo approfondimento, questo essere bloccati nel tempo e nello spazio, un po' come io in questa ripresa, no? Questa cosa dentro quest'amaca, dentro questa casa, dentro questo concept lombardo, no? Un po' questa cosa che ti permette però, pur tuttavia, di approfondire, di capire quali sono gli errori che commetti. Possibilmente non ripeterli, adesso questo vedremo, insomma. Questo poi è un passaggio, è un second step, intanto li guardiamo gli errori. Comunque, io volevo farvi questa, cioè oggi sono molto contenta.